Buongiorno a tutti, pace e bene. 8 giorni dopo la solennità dell'Assunta, che come saprete si celebra il 15 di agosto, la Chiesa, come prolungamento di questa festa, ci invita a celebrare la memoria di Maria, Regina del Cielo e della Terra. Questa memoria ci dice che la Madonna è assunta sopra il coro degli angeli e dei santi e siede alla destra del Re dei Re, del Re dei secoli, del Signore Onnipotente. Ma questa memoria ci dice ancora: Maria è nostra madre. Viviamo questa giornata con particolare devozione a Maria. Pensiamola, invochiamola, anche solo dicendo: mamma mia bellissima, madre mia, fiducia mia. Anche solo dicendo Ave Maria, mentre facciamo le nostre cose, mentre sbrighiamo le nostre faccende. Ti saluto Maria, saluta Gesù da parte mia. Oppure fermarci un istante e cantare un ritornello di una canzone per rendere felice il suo cuore. E vorrei che oggi la pregassimo in modo particolare per questa grande famiglia, per tutti noi. Io lo farò alle 18:20 qui nella chiesetta di Simeri, in diretta sul canale YouTube Don Francesco Cristofaro. Pregheremo il rosario a Maria Regina del Cielo e le offriremo i nostri cuori. Fatelo con me, chi è possibilitato a farlo. E ora, prima di pregare, vi consegno il Salmo 112, che è un invito. Lodate i servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Ecco, questo deve essere la nostra preoccupazione. Dal sorgere del sole fino al suo tramonto, lodare il Signore. Con la nostra vita, con la bellezza delle nostre azioni, con la bellezza delle nostre parole, dei nostri gesti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. A tutti, una santa giornata. Vogliamoci bene, ricordiamoci nella preghiera e per chi può alle 18:20 il Santo Rosario. Ciao!